Gente, bentornati al decimo episodio di Cucina da Coglioni. Questo sarebbe dovuto essere l'undicesimo episodio, però purtroppo ho perso le registrazioni del decimo. E non è che l'ho perso per errore mio, ma perché quel gran testa di cazzo di mio fratello, che mi ha detto quella volta che è uscito dalla figa di mia mamma, ha cancellato tutti i video che c'erano dentro la telecamera perché la telecamera aveva dei problemi e non registrava bene. Quindi, benvenuti al decimo episodio di Cucina da Coglioni. Oggi faremo un piatto molto semplice e che fa molto bene alla salute. Andiamo. Iniziamo col prendere dell'insalata gentile e la mettiamo qui. Poi prendiamo un pomodoro. Una scatoletta di tonno. E un uovo. Lavate l'uovo. Appoggiatelo delicatamente dentro la scodella. Ricopritelo d'acqua. L'uovo deve dover stare interamente sotto l'acqua. Non deve spuntare fuori neanche un po', altrimenti sono cazzi. Aggiungete un pizzico di sale. E accendete. Prendete una bacinella bella grande. Prendete l'insalata e staccatela dal cuore. Iniziate a lavare l'insalata. Finito di lavare l'insalata, ora andiamo a vedere come ha messo l'uovo. Come vedete l'acqua sta bollendo. Ora dovremo aspettare 8-10 minuti perché l'uovo si cuocia. Andiamo a tagliare i pomodori intanto. Mettiamo sotto l'acqua calda il pomodoro per un po' di tempo. Intanto mettiamo via l'insalata. Spezzettiamo anche un po' questa qui. Il pomodoro si è bello scaldato. Mettiamo tutto dentro l'insalata, apriamo il tonno. Tonno rio mare, un cazzo, ti tagli con un grissino, Dio porco. Diamogli una sciacquata. E la buttiamo via. E diamo una mescolata. Tiriamo fuori questo coso, che non ho idea di come si chiami, ma è un coso dove tu metti l'uovo solo qui, chiudi e lo fa a fettine. Inoltre può anche essere usato come chitarra, perché potete ben sentire che... Bene. Dovete sapere che l'uovo è il cibo più nutriente al mondo, in quanto è fatto per ospitare una vita. Quindi deve al suo interno tenere tanti, 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 tanto, tanto, tanto nutrimento per poter far crescere giustamente il pulcino, dato che starà sempre lì. Perfetto, il tempo è passato, spegniamo e mettiamo subito sotto acqua fredda. Sbattetelo un attimo sul tavoliere. Fatelo rotolare. E gentilmente togliamo il guscio. Ecco qua. Bellissimo ovetto sodo. Mettiamo il nostro aggeggio magico. Come potete vedere, è tutto a fettine adesso. E lo buttate nell'insalata. Vale. Ora lo prendete e staccate manualmente tutti i pezzi. Muoveli per bene. Ah, è bollente. Andiamo a condire. Olio.
non troppo perché comunque c'era anche l'olio del tonno che abbiamo messo, sale e, per onorare le tradizioni del nostro caro amico Luca, origano. Non molto sull'insalata. Datevi una bella mescolata e la vostra super insalatona non vegana è completa. Andiamo a vedere quale bello show sto guardando. Lo show di oggi è Sons of Anarchy, una serie che parla di motociclisti che devono affrontare delle gang rivali, più o meno, con traffico di armi e cose simili. Molto bella, ovviamente consigliata dal mio caro amico Luca Avellone, che saluto e stimo. E quindi alla prossima.